Allora, questo era il compito del 10 gennaio 2014. Il primo esercizio era la solita serie di potenze. Sono riconducibili a serie di potenze. Sono m da 0 a più infinito. Abbiamo seno di x alla 2m fratto m fattoriale per m. Qui si può addirittura, come serie di funzioni, si può addirittura, per ogni serie noi dobbiamo fare due tipi di analisi, cioè dobbiamo prima vedere la convergenza e poi andare a vedere se è possibile calcolare la somma. Per quanto riguarda la convergenza, qui non c'è problema, perché ponendo fn di x uguale seno di x alla 2m, con la norma di esponente di x infinito è, diciamo, uguale a 1 su tutto f, e quindi la somma di n che va da 0 all'infinito di la norma, vabbè, mettiamoci pure la costante, se no comunque devo scrivere la norma infinito fratto n fattoriale per n infinito è uguale somma da 0 all'infinito di tutto il fratto n fattoriale per n infinito, comunque una serie convergente. Questo che ci dice che la serie di partenza converge totalmente. Insomma, era meglio se chiamavo fn tutto il pezzo, perché così era più chiara la spiegazione. Però insomma, si capisce che la serie converge totalmente su tutto R. Quindi non ci sta convergendo totalmente, converge anche uniformemente e puntualmente. Quindi non c'è nessun problema di convergenza. Per quanto riguarda invece il calcolo della somma, ovviamente la prima posizione che si fa è siccome y uguale seno di x, e questa diventa la somma per n che va da 0 a infinito di y alla 2n fratto n fattoriale per n più 2. Ok? Ricordiamoci che abbiamo convergenza totale su R. Adesso non abbiamo ricondotto la nostra serie a una serie nota. In particolare qua o dobbiamo far sparire l'n più 2 oppure dobbiamo far apparire un n più 1. C'è poco da fare, perché altrimenti il denominatore non è del tipo di quelli che compaiono nella serie nota. Un modo per fare comparire n più 1 al denominatore è dividere per y e poi integrare termine a termine, cioè qua abbiamo 1 su y, se io integro termine a termine, allora somma per n che va da 0 a infinito di
Anche non mettere, visto che tanto dopo lo derivando sparirà. Poi alla fine c'è il modo di controllare se il risultato è stato fatto, calcolato bene. Ok? Allora, intanto riscriviamo quello che abbiamo ottenuto qua dentro. Qui abbiamo un esercizio. Somma per n uguale a 0 infinito di, il 2 lo posso portare fuori dalla derivata, qua abbiamo y alla 2n più 2 fratto n più 2 fattoriale. Ok? N fattoriale per n più 1 per n più 2 fa n più 2 fattoriale. A questo punto io lo posso scrivere anche come 1 su 2 y, qua c'è la derivata che ci sta ancora la derivata, per somma per n elevato a 0 a infinito, qua posso scrivere y quadro, qui c'è sempre n più 2 fattoriale, e qua y quadro è alla n più 1, però se voglio far comparire n più 2 mi basta dividere quello y quadro per fuori e poi mi dai sempre che devo derivare. Ora questa chi è? Adesso quindi finalmente qua passa una serie nota. Se n più 2 lo chiamo m, questa è, in questo argomento è la serie dell'esponenziale. Però non è completo, perché qua abbiamo y, poi abbiamo rn. Diciamo per n uguale a 2 infinito di y uguale alla n sulla n fattoriale derivato, quindi abbiamo 1 su y più 1 y quadro, questo è e alla y quadro meno 1 meno y quadro. E tutto questo però lo devo derivare. Perché se parte da 0 è alla y quadro. Ci mancano i primi due termini, che sono la costante 1 e y quadro. O se preferite ponete y quadro con la t e poi mettete. Ora, vediamo un po'. Allora io devo fare prima,
qui abbiamo la derivata di r epsilon quadro è r epsilon quadro r 2y, quindi qua mi viene 2 r epsilon quadro fratto y, poi viene meno 2 e alla y quadro fratto y cubo, poi viene più 2 fratto y cubo e basta, se non ho sbagliato. Se ho sbagliato, correggetemi subito così, evito che. A questo punto, mettendo in evidenza i vari termini, dovremmo avere un 1 su y alla quarta più 2 e alla y quarta che moltiplica qua c'era un y fuori e poi qua c'era 1 su y meno 1 su y uguale 1 su y alla quarta più e alla y quadro fratto y, qualche errore ce n'è stato, no? Y quadro meno vabbè, un'altra y che dobbiamo professore, la derivata penso. Il secondo termine, non c'è alla y. Ah sì. No, però aspetta. Questo? Sì. No, come non c'è? Questo è i due termini vengono dalla derivata di questo. Perché meno 2 su y cubo la derivata di. Facendo la derivata di un prodotto. Ah, ok. Il terzo non c'è perché la costante sparisce. Questa è la derivata di questo. E perché la derivata del prodotto? Non dovremmo derivare solo la parentesi. No, nella parentesi, il primo termine è un prodotto. Vabbè, comunque controlliamo, sì. Quindi cioè, qua non c'è. Anche se c'è non sopravviverà. Quindi dicevo, qui rimane 1 meno 1 su y quadro, quindi viene y quadro meno 1 fatto y. Ok, potrebbe anche, vediamo un po', potrebbe anche non essere così sbagliato. Ovviamente, se volete la somma nella variabile x, dovete sostituire y uguale a 0. Allora, come si fa a controllare se la somma è giusta? No? Allora, dei dubbi legittimi possono venire perché se io qui vado a calcolare, questa è una nella y, no? Diciamo, io sto controllando a valle di questa sostituzione, quindi se ho sbagliato a fare la sostituzione, è quello il problema che poi non posso controllare questo. Però se adesso qui vado a calcolare i primi diciamo tre termini, quindi questa quantità mettiamo l'asterisco è uguale a, vabbè, qua c'è la y a 2n fratto quella roba lì, quindi per n uguale a 0, iniziamo da 0 faceva 1, quindi e sotto avevo 0 fattoriale che faceva 1 per 2, quindi veniva un mezzo, più quando n era uguale a 1 avevo y quadro fratto 1 fattoriale di 3 che fa 3, più y alla quarta fratto 2 fattoriale
e y. Ok? A questo punto non ci resta altro che sviluppare in serie di unclavi vicino a zero questa funzione qui, che apparentemente va infinito, ma apparentemente, che bisogna tenere conto del fatto che c'è questo pezzo che va infinito e quest'altro che va meno infinito. Quindi bisogna fare lo sviluppo di McLaren, come lo sappiamo fare nell'analisi 1, di questa funzione vicino a 0. Ok? Allora, proviamo a vedere se i termini di zero avevamo 1 su y alla quarta più e alla y quadro fratto y quadro fratto y alla quarta, posso mettere fuori, moltiplica y quadro più 1. Ok? Andiamo a vedere se sì. Allora, 1 su y alla quarta lo posso mettere in terza. Allora, e alla y quadro fa 1 y quadro. Allora, poi mi rimane, scusate. Facciamo un passaggio. 1 più e alla y quadro per y quadro di 1. Allora, qui abbiamo 1 su y alla quarta, moltiplica 1 più 1 più y quadro, più y quadro più y alla quarta mezzi, più y alla 6, y alla 6 non lo scrivo perché tanto moltiplicarlo almeno per 1 mi dà la tendenza superiore di y alla 5, il più piccolo di y alla 5, che moltiplica y quadro per 1 uguale 1 su y alla quarta. Quindi 1, da quest'altra parte abbiamo meno 1, poi abbiamo meno y quadro più y quadro, poi abbiamo più y alla quarta meno y alla quarta mezza. Ok? E poi basta. Ah no, no, sbagliato. Non ho sbagliato, ma sono stato insufficiente nello sviluppo, perché mi sono dimenticato che qua c'è y alla quarta. Quindi se vogliamo arrivare a y alla quarta, qua dobbiamo arrivare a y alla ottava. Ok? Allora, torniamo indietro. Per arrivare a y all'ottava che abbiamo y alla 6 fratto 3 fattoriale sesti più y all'ottava 24 per y quadro uguale, andiamo a capo di metodo, sarà un po' più lungo, 1 y alla 4 rimultiplico 1. Adesso abbiamo meno 1, poi abbiamo meno y quadro, poi abbiamo abbiamo detto più y quadro meno y quadro mezzi, poi abbiamo meno y alla 6 sesti più y alla 6 mezzi, poi abbiamo meno y
più y alto di sesti, più o vincolo di y alla 9 in realtà, qua c'è ho dimenticato il vincolo di y alla 9. Ok, e adesso dobbiamo soltanto semplificare. Quindi abbiamo questo e questo, questo e questo delle mani, quindi rimane uno su y alla quarta, che moltiplica, siamo quarta mezzi, più y alla 6, un mezzo meno un sesto fa un terzo, più y alla 8 per 4 ventiquattresimi meno un ventiquattresimo fa 3 ventiquattresimi, cioè fa un ottavo. Ho vinto y alla 9. Dividiamo per y alla 4 e quindi qua diventa un mezzo più y alla 4 terzi più y alla 4 ottavo più y alla 4 alla 5. Che è giusto. Quindi stavolta naturalmente c'è sempre una minima probabilità, però in realtà ovviamente trasformabile, perché la probabilità che si in tutto questo bailando si accorgi esattamente, in realtà non sono neanche solo tre coefficienti, perché in questo sviluppo affinché potessimo arrivare a quei tre coefficienti in termini precedenti dovevamo semplificare. Allora, la probabilità è del tutto trascurabile, quindi effettivamente l'esercizio sta bene. Quindi la somma è questa qui. O se preferite la potete scrivere così, ma diciamo se la dovete scrivere nella x, se la vogliamo scrivere nella x, questa è 1 più e alla 6 quarto di x che moltiplica se quadro di x meno 1 fa meno cos quadro di x quindi 1 meno cos quadro di x che moltiplica e alla 6 quarto di x e che tutto divide seno di x alla 4. Questa è la nostra somma della serie. Sembra una funzione che ha dei problemi zero, però è una funzione quantitativa. Fatto bene l'ultima sostituzione, ma mi sembra di sì. Se qua meno 1 meno cos 4. Ok. Quindi questo è il primo esercizio. Questo è un esercizio tipico, non è né facile né difficile. Adesso ci abbiamo perso un po' più di tempo per farlo in tutti i dettagli. No, per farlo in tutti i dettagli, per esporre tutti i dettagli velocemente, così posso fare la stessa cosa. Sicuramente meno di 4 ore. E questo è tutto. Cancelliamo.
se era stato fatto in maniera un po' più veloce. Sì, però più o meno la stessa cosa. E qua la stavo guardando, la somma sembrava non vincere, non solo perché era fatto direttamente dalla sezione Y uguale a 4 mixta. Fare in serie di Fourier questa funzione qua. Allora, questa qua è già 2 y per gli omega. E se vogliamo fare il grafico, in realtà questa funzione è periodo di periodo di greco, però il periodo è sfalsato, qua stiamo a 0, qua stiamo a 3,5, qua stiamo a pi greco. Approssimativamente il grafico è questo. Ovviamente è una funzione pari, lo era già così. E il valore assoluto fatto qui non ha nessun problema, perché qua dall'altra si raccoglie in maniera cinquinto, però fa comparire questi punti angolosi, però la funzione rimane ovviamente continua, però assume una funzione continua, è continua. Quindi che significa? Significa che ci aspettiamo nello sviluppo in senso Fourier innanzitutto i coefficienti del seno dovranno essere, con n dovranno essere 0, perché è una funzione pari. E poi A con n dovranno essere dell'ordine di qualcosa su n quadro. Perché? Ve lo ricordate benissimo, quando allora la serie di Fourier di questa funzione qua dovrà convergere totalmente, no? Se vi ricordate il teorema sulla convergenza uniforme della serie di Fourier, in realtà sotto certe ipotesi si mostrava anche la convergenza totale, e quindi in questa ipotesi, cioè per questa funzione vale la convergenza totale della serie di Fourier. E allora se vale la convergenza totale, i termini dell'ordine 1 su n, qui avremo soltanto termini dell'ordine 1 su n, 1 su n quadro, 1 su n cubo, a seconda dell'integrazione per parte che dobbiamo fare, quindi siccome quelli di ordine 1 su n non ci possono stare, altrimenti diciamo
la serie non convergerebbe totalmente, vuol dire che a con n dovrà essere dell'ordine di qualcosa su n quadro. Allora andiamo a calcolare gli a con n. Allora andiamo a calcolare innanzitutto a con 0. A con 0 è 1 su pi greco e integrale da meno pi greco e pi greco del coseno di x. Diciamo che questo è uguale a 1 su pi greco integrale da 0 pi greco del valore del coseno di x punto di x, che è uguale, vabbè, il valore assoluto del coseno di x o il seno di x, in realtà è la stessa cosa, tra 0 e pi greco come integrale. 2 su pi greco integrale da 0 pi greco seno di x di x, questo fa 2, quindi viene perché viene più non può venire più di 1, sì, perché sì sì qua fa 2, quindi viene 4 perché a con 0 non è la media, con 0 mezzi, no? Poi poniamo la serie di Fourier, metteremo con 0 mezzi che è la media, che è 2 su pi greco, che sarà esattamente la media, sarà un po' più grande di un mezzo e sarà la media della funzione. Ok? Questo non è a con 0, è a con 0. Ok, andiamo a calcolare adesso con n. Anche qui a con n uguale 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco del valore assoluto del coseno di nx, del coseno di x, scusate, per coseno di nx. A questo punto possiamo, sì, mi sembra di aver scritto bene, 2 su pi greco, che è integrato di controllo da 0 pi greco della varietà della funzione, la funzione sta indicata per coseno di x, sì. Ok. A questo punto ci conviene integrare per parti, però per integrare per parti ci conviene spaccare l'integrale in due, ci conviene fare l'integrale tra 0 e pi greco mezzi e tra pi greco mezzi e pi greco. Quindi qui abbiamo 2 per pi greco integrale tra 0 e pi greco mezzi coseno di x coseno di nx. Meno l'integrale tra pi greco mezzo e pi greco di coseno di x coseno di mx. E qua possiamo sia integrare per parti, in realtà possiamo anche usare le formule di Werner.
questa è l'ennesima volta che lo richiamo, perché l'abbiamo visto più di una volta. Io non ho nessun desiderio di ricordare la memoria di uno di Venere, però me ne posso ricavare un momento. Allora, questo a chi è uguale? Allora, se vi ricordate, allora io avevo, diciamo, vediamo velocemente quello di Costanzi, seno di t meno seno di t fratto questo qua è uguale a 2 seno questo perché era praticamente questo è P meno Q nel termine qua sotto del rapporto incrementale, questo perché l'ha derivato. Diciamo, immaginate P e Q molto vicini, questa è la derivata di un punto che è vicino a entrambi. Oh, poi avevamo un'altra formula che era seno coseno di P. Uguale 2 seno di t meno più mezzo meno seno di t più mezzo, che erano i motivi. Poi avevamo la terza che era seno di più seno di si otteneva da questa mettendo meno q al posto, questa è meno seno di meno q, no? E quindi basta mettere meno q al posto di q, quindi questo è uguale a 2 seno di t più mezzo coseno di t più mezzo. E l'ultima per esclusione era coseno di t più coseno di t uguale a 2 coseno di t. Ok, in realtà lo potevo scrivere direttamente, però queste cose è sempre meglio perdere un minuto in più controllando. Quindi se adesso questo lo chiamate A e B, vedete che questo è A più B e questo è A meno B, quindi coseno x per coseno di nx è uguale a un mezzo coseno di n più 1 x meno no più coseno di n meno 1 x. Mettete prima coseno di nx di questo qua è x, viene un mezzo coseno di n più 1 x un mezzo più mezzo. Allora, una volta scoperto questo, noi per calcolare questo integrale andiamo a sostituire. Vabbè, cancello questa forma, tanto come non mi serve più. Così mantengo tutti i conti vicini e non ho bisogno di usare l'altra parte. Uguale 2 su greco integrale da 0 su greco di, anzi, l'un mezzo lo porto fuori, lo semplifico direttamente con 2. 1 su di greco, cioè integrale da 0 di greco mezzo di coseno di n più 1 x
creato certi argomenti, tra gli argomenti di greco, scusate, della stessa cosa. Così. Seno di n-1x diviso n-1 e non lo posso scrivere ovviamente, che no, ovviamente non è vero se n è uguale a 1. Quindi andiamo a vedere se n è uguale a 1, purtroppo sull'altro lato ci chiama n-2. E quindi fa 0, perché qui abbiamo seno di pi greco, seno di 0, seno di pi greco, seno di 0.
anche qua andiamo a vedere. Se n è dispari, fa tutto zero. Perché se n è dispari fa tutto zero? Perché se n è dispari, sia n più 1 che n meno 1 sono pari. Quindi tutte le valutazioni sono fatte in multipli interi di pi greco, perché qui alla peggio abbiamo pi greco mezzi uguale 0 se n è dispari. E infatti ci dà 0 anche se n è uguale a 1. Invece se n è pari è uguale, e continuiamo qui, qui abbiamo su n più 1 per seno di n più 1 per pi greco mezzo. Più 1 su n meno 1 per seno di n meno 1. Quando vado a calcolare questo, valutare questo qui, quando ci metto pi greco viene 0, quando invece ci metto pi greco mezzi viene un'altra volta quella roba lì, sarebbe col meno, ma siccome è valutata questa roba basso c'è un altro meno, quindi qua c'è qua praticamente questi raccolti raddoppiano, perché lo stesso discorso vale sia qua che qua. E va bene, ma allora se io adesso voglio valutare questa quantità, allora cominciamo a calcolare seno di n più 1. Abbiamo detto che n è pari, quindi n è 2k. Allora, se per esempio n è uguale a 2, possiamo, tra l'altro, vediamo un po' se anche possiamo ricontrollare a 0, no? Perché in qualche modo questa forma deve essere compatibile. Se ci metto n uguale 0, qua mi viene seno di pi greco mezzi che fa 1 fratto 1, qua mi viene seno di meno pi greco mezzi che fa meno 1 fratto meno 1, quindi viene un altro 1, 1 più 1 fa 2 per 2 su pi greco, a con 0 faceva 4 su pi greco. Quindi questo ci dice che questa formula sostanzialmente dovrebbe essere corretta. Se n è uguale a 2, abbiamo seno di 3 pi greco mezzi, che è negativo. Qui invece abbiamo seno di pi greco mezzi, che è più 1, quindi viene questo, questo meno questo, diciamo questi qua spariscono, viene questo, questo meno questo. Se invece n è uguale a 4 verrà questo meno questo e viceversa. Quindi questo quanto fa? Facciamo prima
passaggio sostituendo con n uguale 2k, cambiato di posizione, quindi vediamo un po' se
questo segno, diciamo, chiaramente è alterno, quindi controllato con k uguale a 0, quindi la forma dovrebbe essere giusta. Ricontrolliamo un'altra volta per k uguale 1. K uguale 1 significa n uguale 2, controlliamola direttamente qua. Quindi qua c'ho seno di 3 di frequenza fa meno 1, quindi poi viene meno 1 terzo, quindi viene più 1 mezzo, più 1 più 1, quindi viene 2 terzi, quindi 4 più 4 fatto 3 più. Qua se metto k uguale 1 viene 1 meno un terzo, questo è positivo, e 4 fatto 3. Quindi questo è il calcolo del diagramma di diagramma k. A questo punto, se vogliamo scrivere la nostra funzione in serie di Fourier, che dobbiamo fare? Tra l'altro, ripeto, se k è uguale a 0, potete ulteriormente ricontrollare il coefficiente con 0, vedete che questo, diciamo, questo pezzo qui è meno 4 meno 1, meno 1 meno 2 più pi, per 2 per pi carico fa 4 pi carico. Quindi questo qui rispetto all'esercizio che abbiamo fatto. Questa è l'espressione in serie di Fourier del valore assoluto del coseno di x. Come vedete, i coefficienti sono dell'ordine di 1 su K4, perché la serie converge su tutto l'altro. Che altro si può dire? Potremmo, volendo, scrivere l'uguaglianza di Bessel, ma, diciamo, se viene chiesto, nell'esercizio in questo caso non veniva chiesto, ecco, un'altra cosa invece da dire è, per siccome, vabbè, qua sono andato molto lentamente perché volevo controllare, essere sicuro di non aver fatto piccoli errori, però se uno sta a casa come fa a controllare
Ovviamente questo non lo può fare a compito, non c'è un modo qui di controllare velocemente di aver fatto bene, come nel caso precedente. Però un modo che, quando uno sta a casa, è molto semplice. Uno prende questa espressione, prende un programma che fa un visualizza i grafici di funzione, questa espressione la tronca per esempio a 10, fa visualizzare questa funzione, fa visualizzare questa funzione. Se i due grafici sono quasi sovrapposti, vuol dire che è fatto bene. Si capisce subito. Perché se uno ha fatto degli errori, ha dimenticato una costante oppure ha dimenticato un fattore moltiplicativo, sbagliato il segno, insomma, il grafico viene completamente diverso da quello che dovrebbe rappresentare. Quindi questo è un modo, diciamo, a casa molto elementare per cercare di controllare questa cosa. Vabbè, facciamo una piccola pausa.